Questa sera alle 20.30 l'Avellino scende in campo al Partenio Lombardi per affrontare il Foggia di Zeman per il secondo turno dei playoff di Serie C. Dopo la delusione per il quarto posto in campionato, la Curva Sud ha chiamato a raccolta la tifoseria per sostenere la squadra e come sempre il popolo biancoverde non si è lasciato pregare. Questa mattina non c'è ressa ai botteghini perché i biglietti sono praticamente andati tutti esauriti. Davvero pochissimi posti ancora a disposizione, c'è qualche tifoso che sta facendo il biglietto in questo momento, quindi finalmente rivedremo il Partenio Lombardi al gran completo, ovviamente per quella che è la capienza disponibile, parliamo di 6.713 persone. Torna in città l'entusiasmo e non ci resta a questo punto che aspettare il fischio d'inizio alle 20.30 per Avellino Foggia. Acquistati gli ultimi biglietti disponibili, non resta che aspettare il fischio d'inizio. Sì, sì. La città ritrova l'entusiasmo, un pronostico per questa sera. Dobbiamo vincere, per forza. 2-0. Se giocano a pallone e si danno, cacciano gli attributi, ce la facciamo. Anche se il Foggia è più forte di noi. Finalmente in città torna l'entusiasmo, questa sera io vedremo... Io sono sempre entusiasmo da Avellino, io pure che vai in quarta serie non me ne... ci vado sempre a vedere la partita. Questa sera però finalmente rivedremo il pubblico delle grandi occasioni. Sì, sì. È riuscito a fare uno degli ultimi biglietti disponibili? Sono riuscito a fare gli ultimi biglietti disponibili. Uno avanti e uno dietro però, per mio nipote, diciamo. Un pronostico per questa sera? E spero di vincere, noi speriamo di vincere, almeno 1-0. Diciamo, c'è tanto entusiasmo, la squadra speriamo che non ci deluda, credo che non ci deluda, un poco di allegria. Ci vuole per tanti motivi, sì, per tanti motivi. Quindi forza lupi. Forza lupi, sempre lupi. Non c'è da aspettare altri officini che ce la manda bene. La sorte ce la manda bene. Un suo pronostico per questa sera? Ma un 1 fisso. Signora, stasera allo stadio anche con i figli per tifare forza lupi? Sì, sempre forza lupi, insieme ai bambini. Da piccoli bisogna educarli alla fede biancoverde. È riuscita ad acquistare uno degli ultimi biglietti? Sì, abbiamo acquistato gli ultimi biglietti della Montevergine, anche perché da quando ero io piccola papà mi portava alla Montevergine e continuiamo così, sempre con... Un pronostico per questa sera? Vittoria dell'Avellino, assolutamente, 1-0 per noi.